Paure che mi porto dietro da quando sono bambino, sicuramente c'è la paura del buio e quella per i fantasmi. Quindi oggi sono venuto a Torino, nella città esoterica per eccellenza, per sconfiggerle tutte. Christian, Claudia, due ricercatori del paranormale. Molti ci etichettano come ghost hunters, quindi cacciatori di fantasmi, semplicemente perché noi ci rechiamo in luoghi abbandonati e non solo, a verificare se certe anomalie sono da riportare quindi a questo mondo del paranormale. Come fate a scegliere un posto piuttosto che un altro? Noi abbiamo un canale YouTube, Ego. Quelli che ci seguono ci mandano delle segnalazioni. E oggi perché mi avete portato qui? Abbiamo comunque ricevuto tantissime segnalazioni su questo luogo. Persone che camminano e giurano di aver visto dall'altra parte, dalla finestra, dei movimenti strani, riportando questo a una figura di una bambina. E noi, cioè, entriamo qui dentro. Sì, certo. Dovremmo aspettare che cali la notte. Possiamo entrare? C'è qualcuno? Ma stai chiedendo permesso? Certo, conviene farlo. Permesso. Prendiamo degli strumenti. Andrea, calma. Ok. Questo è il K2 ed è un rilevatore di campi elettromagnetici e si dice che quando un'entità si manifesti cambia il campo elettromagnetico, quindi questo lo dovrebbe rilevare. Sì. Dovremmo accendere il Ghost Box. È uno strumento che scansiona le frequenze radio ad alta velocità. Si pensa che un'entità possa utilizzare questo scansionamento di frequenze radio per poter parlare con noi. Vuoi che andiamo via? Sì, no ragazzi! C'è una bambina qua. Quasi. Quasi, quasi! Quanti anni ha questa bambina? 9. 9. E come ti chiami? Come si chiama questa bambina? Chiara. Chiara. Madonna, tanto cosa fai? Non lo so, c'era qualcosa, eh. È stato qualcosa. È uscito dal muro. Ma che cosa? Non lo so. Ragazzi, mi sembra tipo, sai quando sei nei sogni e non riesci più a muoverti, che ti senti bloccato, mi è mai capitato? Come se questa mano qua stesse accarezzando qualcuno. Ti giuro, non è fisica, non è che è come un toccare vero, ma io sento tipo questa mano destra, se sta così sento che me la sta toccando qualcuno. Ma in modo carino, non in modo brutto. Adriana, anche questa volta ho superato le mie paure, anche se devo ammettere che un po' me la sono fatta sotto. Però secondo me è un'esperienza che dovresti provare anche tu. Tutto bene, quel che finisce bene.